La storia dei fratelli Cervi è una storia molto antica e soprattutto una storia di resistenza che però abbraccia aspetti molto più ampi della vita sociale e politica di un tempo che parte dagli anni 20 grosso modo e arriva poi al culmine nel 45 e ha un seguito. Adesso ci facciamo raccontare da Maria Cervi, che è la figlia di Antenore, uno dei 7 fratelli fucilati nel dicembre del 1943. Abbiamo detto che la storia della sua famiglia è una storia che inizia con un interesse sociale e politico molto più antico della vicenda dei 7 fratelli, perché già suo nonno Agostino aveva dimostrato di essere una persona molto decisa e con le idee molto chiare in merito ai fatti della storia. Ci racconta un pochino cosa fece Agostino? Sì, lui era il tempo della lotta contro la tassa sul macinato. E i contadini non accettavano di dover pagare una tassa ingiusta, la consideravano, come di fatto era, una tassa ingiusta, perché si trattava di pagare la tassa sulla macinatura del loro grano che loro avevano prodotto. E, tra l'altro, incideva molto forma abbastanza notevole sul bilancio familiare. I tempi erano duri e la gente non ne voleva sapere, e lì a Campegine, qui a Campegine dove la mia famiglia viveva, c'è stata una sorta di sciopero e hanno bloccato le macine. Cioè non avrebbero macinato se i contadini non avessero pagato la tassa. E loro decidono, c'è questa sommossa, e il padre di mio nonno, il mio bisnonno Agostino, questo avveniva nel 1868, 68-69, forse gennaio, cioè fine 68, la battaglia sulla tutta la lotta contro la tassa sul macinato, ma l'evento proprio, diciamo, della lotta in piazza di cui diventa protagonista mio bisnonno è gennaio 1869, ed è lui il primo. Lui conosceva, perché aveva lavorato come bracciante dentro al molino, quindi conosceva i meccanismi, intanto il percorso, come ci si arrivava e come si faceva ad azionare le mole. E allora è entrato e ha azionato le mole, e questo ha portato a una reazione delle forze dell'ordine. E c'è stata una sparatoria, ci sono stati anche dei morti, credo 8, e ci sono stati dei feriti e degli arresti, e il padre di mio nonno, appunto questo bisnonno Agostino, è stato arrestato e ha scontato 6 mesi di carcere. E logicamente, insomma, anche questa è stato una prima fiammella, un primo segno di questa avversione per le ingiustizie. A me, se c'è una cosa che mi è rimasta impressa sulla storia della mia famiglia, che ho cercato di conoscere, è proprio questa avversione per le ingiustizie. Primo elemento, l'amore per la giustizia, e vedremo in seguito poi anche altri fatti successivi che dimostrano che il loro impegno è nato soprattutto in quel senso. Vedi, poi Agostino è il padre di 3 figli maschi, che sono Pietro, Emilio e Alcide. Alcide è il padre, sposa Genoveffa, e hanno 9 figli. Oltre alle 2 femmine, che sono Diomira e Rina, nascono i 7 maschi, che sono Gerindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio e Ettore. Va però precisata una cosa, che Agostino ha 3 figli maschi, ma poi non è né un'adozione né una filiazione, che forse allora non esisteva neanche, ne prende in casa un altro, un quarto, tant'è vero che continua a portare, è un trovatello che viene assegnato alla famiglia, le famiglie contadine d'inverno accoglievano questi bimbi che venivano dal brefotrofio per
mantenerli, per mantenerli, per scaldarli, e prendevano un piccolo compenso. Allora il contadino, al contadino non è mai mancato il pane, anche un uovo fresco, insomma l'alimentazione, però il soldo, i soldi, la, insomma, la moneta corrente era un po' più scarsa, e quindi avevano preso in casa questo trovatello che si chiamava Morotto Ettore per avere per fare un po' d'assistenza e anche per prendere questi due soldini che se ne sarebbero ricavati. Se non che si sono affezionati, e quando è stata la primavera che avrebbe dovuto rientrare nell'istituto, al passaggio dell'incaricato l'hanno nascosto, lui non voleva andare e quindi era d'accordo di nascondersi, la famiglia non lo voleva lasciare andare, ha collaborato, l'hanno nascosto, poi insomma hanno regolarizzato le cose e lui è rimasto. Tengo a dirlo perché mio nonno diceva sempre, quando diceva tre fratelli, no, eravamo quattro, e non ha mai, anche se si chiamava un cognome diverso, ma non ha mai voluto che si dicesse fratellastro, no, era mio fratello, era nostro fratello. Allora, giustamente. Poi, diciamo, Alcide con Genoveffa, i nove figli, hanno una scelta importante, perché a un certo punto decidono di prendere in affitto un terreno, quindi di allontanarsi dalla casa paterna e di fare questa scelta che è importante. No, l'abbandono della casa paterna avviene prima di questa scelta, avviene nel 1920, però il passaggio è ancora un passaggio a mezzadria, c'è però, come devo dire, l'assunzione della responsabilità di una famiglia propria, non più della permanenza nella famiglia patriarcale, e quindi lui e Genoveffa escono dalla famiglia patriarcale nel 1920, si trasferiscono a mezzadria in un podere qui nelle campagne di Gattatico, nella frazione di Olmo di Gattatico, e lì rimangono 6 anni. E c'è io ho trovato poi, parlando con le persone del posto anni fa, quando ancora c'erano le famiglie che li avevano conosciuti, lasciano un ricordo bellissimo della loro presenza lì, per quanto riguarda l'aspetto del sociale, l'aspetto dell'interesse per i problemi degli altri, la solidarietà, la capacità di mettere a disposizione quello che avevano e quello che sapevano. Per esempio mia nonna era molto ricordata dalle donne del posto perché andava nelle case a ordire la tela, perché la tessitura era una cosa importante della famiglia, era un'attività importante della famiglia contadina, tant'è vero che poi visitando il museo vedrete che c'è il telaio anche in mostra, e quasi tutte le donne delle famiglie contadine sapevano tessere, ma poche sapevano ordire, però senza l'ordito non si fa la tela. Allora lei andava nelle famiglie a ordire la tela, e quindi insomma c'è questo ricordo proprio di una famiglia che tutti hanno rimpianto quando poi ha cambiato luogo, perché da lì rimangono 6 anni, si trasferiscono di nuovo nel comune di Campegine in una grande tenuta agricola composta di tanti poderi, e sempre a fare i mezzadri, e lì ci stanno 9 anni, ed è lì dove proprio direi matura fino in fondo la decisione di fare basta con i padroni, cioè di interrompere il rapporto di mezzadria, perché è lì dove sentono veramente il peso del condizionamento del padrone. Intanto dal punto di vista economico, perché il padrone va a dividere metà del prodotto e non ha lavorato, ma anche perché vuole determinare le scelte di coltivazione, vuole determinare
le Selte nel campo dell'allevamento del bestiame, loro invece hanno iniziato una serie di letture e di studi che li portano, che, per cui matura in loro la voglia di sperimentare queste tecniche nuove e quindi di avere un terreno sul quale poter lavorare liberamente. Ed è allora, poi dopo altri 9 anni di Mezzadria, nel 1934, che è l'anno in cui nasco anch'io, che decidono di prendere questo podere in affitto. E quindi nel 1934, a novembre, si trasferiscono qui, io avevo 3 mesi, in un podere molto, molto sconnesso, dove l'acqua o non in certi punti non arrivava, in certi altri stagnavano, arrivava ma poi non si scolava, e questo rendeva molto difficile la coltivazione, perché i prodotti agricoli vogliono l'acqua, però non la devono trattenere troppo, quando hanno assorbito quella che serve, deve. Ed è qui dove mettono in pratica questo sistema di livellamento del terreno. In poco più di 5 anni rovesciano da cima a fondo il podere, trasportano la terra dalle alture alle buche, e in 5 anni lo portano alla possibilità di irrigarlo. In 24 ore l'acqua arriva su tutto il podere e contemporaneamente si scola, passa da un pezzo e poi si scola questo e passa nell'altro e così via. Ed è, insomma, il lavoro che li porta a un grande aumento della produzione dei foraggi, e quindi a una della capacità anche di mantenimento del bestiame. Quando sono venuti qui, il podere aveva la capacità di mantenere poco più di 8 capi di bestiame. Quando, più o meno, insomma, quando li arrestano nel 1943, dopo 9 anni, il bestiame, di bestiame ce ne sono 56 capi. Questa capacità, dato, rivela anche una forte coesione tra i fratelli, cioè proprio all'interno della famiglia rivela una capacità organizzativa e di condividere gli obiettivi che moltiplica le forze. Di grande condivisione, di grande coesione, sì, ma conquistati giorno per giorno, non una cosa scontata per cui c'era ed era così, perché di fronte a queste nuove conoscenze c'erano anche varie interpretazioni, e quindi il confronto, conquistata giorno per giorno attraverso il confronto. Io dico sempre che secondo me la loro forza più grande è stata la capacità di confrontarsi e di saper ognuno mettere a disposizione degli altri quello che man mano imparava, e gli altri la capacità di coglierlo e di farlo proprio e di arrivare alla condivisione. Ma questa capacità di dialogo, di discussione, di confronto, che immagino avesse anche delle dinamiche qualche volta, insomma, un po' vivaci. Esatto, non era sempre... Certo. Io l'altra mattina mi sono venuti a trovare 2 dei miei cugini, senza che fosse programmato, uno per un motivo, uno per l'altro, si sono trovati lì. Abbiamo cominciato a discutere, io adesso abito in un appartamento, e niente, mi sono appassionata anch'io dell'attualità. A un certo punto ho detto: ragazzi, ma non siamo più ai Campi Rossi qui, perché tutti e tre a voce alta e con grande foga a sostenere le nostre, e mi sono ricordata, appunto, detto: non siamo più là, perché qui si poteva anche urlare che non succedeva niente, ma adesso, insomma, abito in un condominio, e quindi però le mogli partecipavano, esatto, nella stalla d'inverno, quando loro leggevano e poi dopo: no, perché io ho capito così, no, perché questo non funzionerà mai, invece sì che funzionerà, e le donne erano lì che ascoltavano e che poi non sempre partecipavano, anche perché poi c'erano dei bambini. Quando li hanno arrestati eravamo in 10 figli,
E io ero la maggiore, avevo 9 anni, mia zia la più anziana, la moglie del più anziano, era anziano, 42 anni, mio zio, era incinta al 7° mese e quindi insomma c'erano anche degli adempimenti, però erano lì e partecipavano. C'è un racconto molto bello di mia madre in queste sue piccole memorie che sono state pubblicate, che racconta di quando nei campi, mentre zappavano, discutevano del divorzio. Dell'Unione Sovietica, sì che là si sta bene, perché c'è il divorzio, se poi insomma una coppia non va d'accordo si può anche dividere. E lei che ascoltava, che a un certo punto è intervenuta e ha detto: beh, insomma, voi ammirate tanto quell'Unione Sovietica lì, ma io non sono mica tanto d'accordo, perché se c'è il divorzio, dopo se Antenore trova una che gli piace di più, può andare con lei e io rimango sola. E allora uno dei miei zii le ha risposto: ci va con un'altra perché le piace di più, tu cosa te ne faresti di Antenore al quale non piaci più? Se invece c'è il divorzio, lui può andare con quella che gli piace di più, ma anche tu ti puoi trovare un altro e avere un altro futuro, insomma. E cose che lei, i primi tempi, insomma, dice: beh, insomma, meno male che l'Unione Sovietica è lontana. Certo, l'Unione Sovietica ci porta all'impegno politico. Ecco, però nello stesso tempo devo dire che mia madre, quando nel 74 in Italia c'è stata la battaglia per il divorzio, lei era diventata una propagandista e ha fatto la sua parte come ha potuto, nonostante che avesse già 70 anni, diciamo, no, 65, anni però aveva maturato una convinzione, voglio dire. E adesso ho fatto questo salto in avanti, ma e la stessa cosa, per esempio, durante la resistenza di queste donne che, cioè quando hanno cominciato a impegnarsi nella resistenza, di queste donne che li vedevano andare anche contro dei pericoli e che dicevano: sì, state attenti, ma non hanno mai detto non fatelo, perché gradatamente capivano l'importanza e poi anche capivano che sì, che la situazione era talmente difficile, era talmente dura, questa guerra imperversava sempre di più, che bisognava fare qualcosa per finire, ecco, per arrivarci in fondo. E in realtà a portare l'impegno politico in senso stretto all'interno della famiglia è Aldo. Sì. Aldo, perché in un periodo di prigionia scontato durante il servizio militare, incontra a Gaeta delle persone che lo istruiscono. Dei confinanti politici antifascisti, sì, e comunisti. E quindi porta questa... Sì, lui torna, intanto già lui sconta questa pena per una condanna ingiusta. E questo credo che abbia contribuito, pensando a questo impegno per la giustizia, che per loro, cioè, è stato primario in tutta la vita, è stata la molla che li ha fatti portare verso un certo tipo di impegno, quello dell'amore per la giustizia. E trovarsi a scontare questa pena ingiustamente lo abbia animato anche di più. E poi questi incontri con queste persone che già erano dentro al movimento, per esempio lì ha saputo che c'era una certa organizzazione che si chiamava Soccorso Rosso, che si raccoglievano i fondi per aiutare i confinati, ha saputo appunto credo che lì abbia letto per la prima volta il testo il manifesto del Partito Comunista, insomma ha avuto delle nozioni che si sono amalgamate, hanno trovato il terreno fertile in lui per cominciare a considerare di rivolgere il proprio impegno. Loro erano cattolici praticanti, insomma proprio molto ligi a tutte le regole della Chiesa, e lui torna
con la convinzione che ci sono altre strade, altri modi per mettere in pratica quelli che sono i valori nei quali credono e che loro avevano identificato nei 10 comandamenti e che però pensa che questo non sia, che non, la strada non sia più quella, che seguire la Chiesa non porti più a mettere, non c'è quella coerenza e quell'impegno che possa portare a realizzare, a mettere in pratica i valori nei quali hanno creduto. E lui viene a casa da questo ritorno dopo 2 anni di confino dicendo: ragazzi, dobbiamo cambiare da così a così. I fratelli lo seguono? Lo ascoltano, prima lo ascoltano. Mia madre mi raccontava che mio padre, lei era ancora fidanzata con mio padre nel 32, lui torna, si sposano nel 34. E che, cioè si sposano nel 33, poi io nasco nel 34, e racconta che lui si balbettava la sera quando è andato a trovarlo, balbettava, era emozionato, era che lei gli ha detto: ah, ma avete fatto festa, è tornato tuo fratello, avete fatto festa, magari pensando che avesse anche bevuto un bicchiere di più, e lui le ha detto: sì sì, abbiamo fatto festa, però niente di tutto quello che pensi, è che mio fratello ci sta raccontando delle cose tanto importanti e tanto interessanti che noi a casa nostra ballano, ridono anche i muri. E poi le ha ripetuto questo gesto del cambiare da così a così. E il cambiamento comincia appunto col prendere contatto con gli antifascisti del posto, col cominciare a fare la raccolta per il Soccorso Rosso, a inserire nella biblioteca comunale i libri proibiti, sotto la copertina dei libri consentiti, inserivano i testi proibiti e cominciano pian piano ad entrare nel movimento. E tra l'altro loro in questa attività antifascista a un certo punto si trovano tra la loro posizione di imprenditori un po' isolati, che è una condizione apparentemente contraddittoria, perché loro sono dei motori molto attivi di questo movimento antifascista, però sono così. Sì, i motivi sono poi diversi, ma loro fanno tutta questa attività di sabotaggio contro la guerra, che consiste appunto nel trattenere i prodotti dalla consegna agli ammassi di riferimento, che era obbligatoria, e poi nel non andare a fare il servizio militare. Cioè, a un certo punto loro decidono che questa guerra è una guerra ingiusta, che porterà soltanto lutti e distruzioni e miserie al popolo italiano e che non va combattuta, che non va sostenuta. Quindi, primo, non diamo i nostri prodotti, secondo, non andiamo a combatterla, terzo, cerchiamo di convincere gli altri a non andare, cerchiamo di convincere gli altri a non consegnare i loro prodotti, anche perché la gente cominciava ad avere fame. C'era il tesseramento alimentare, quindi trattenere i prodotti voleva dire danneggiare la guerra, nel senso che non, voleva dire non dare mezzi, ma voleva anche dire sostenere la gente tenere viva la speranza di un futuro diverso, ecco. E questo è l'impegno che portano avanti. Allora, poi quando si arriva l'8 settembre, loro hanno alle spalle già tutta questa, questa sorta di impegno che non è trascurabile. L'abbattimento di un palo dell'alta tensione, che è uno di quelli che si vede anche adesso fuori lì, anche se non è avvenuto qui, ma vicino sulla strada per Parma, vicino al paese di Sant'Ilario, ma in territorio di Gattatico, risale al febbraio del 43, e anche quello era stato un gesto che aveva un duplice scopo: quello di interrompere la erogazione della corrente elettrica alle fabbriche di armi,
E quindi allora non diamo prodotti, non diamo i prodotti, non andiamo a combattere e cerchiamo anche di interrompere la produzione di armi. Però è anche quello di far sapere alla gente che mentre imperversava il fascismo, mentre la guerra diventava sempre più dura e dolorosa da sopportare, c'era però qualcuno che pensava avanti, perché dicevano la gente deve arrivare al punto di collaborare, allora dobbiamo tenere aperta la speranza. E loro in prima linea, perché e poi vanno in montagna. Allora, questa sorta di diffidenza nasce sì dal fatto che loro non sono operai, e quindi da parte di un gruppo dirigente del Partito Comunista c'è la convinzione che debba essere la classe operaia a portare avanti, ma c'è anche subentrano anche divergenze sui tempi e sui modi di portare avanti la lotta, sui tempi, nel senso che per esempio c'è chi dice ma non siamo ancora pronti, bisogna aspettare, ci dobbiamo preparare meglio, bisogna cominciare a fare qualche atto. Io ho letto in una relazione di un ispettore del PC che dice perché insomma adesso non siamo ancora pronti per combattere, bisogna che prepariamo la popolazione anche con qualche atto eclatante, tipo l'abbattimento di un palo dell'alta tensione, ma loro l'avevano già fatto 8 mesi prima, questo. Avevano già fatto calare dei volantini nel comune di Guastalla, qui prima del Po, sul Po, dei volantini durante un mercato settimanale, infilandosi nei palazzi e poi dalle finestre dai piani alti, lasciato insomma cadere questi volantini sulle bancarelle, loro questo percorso lo avevano già fatto, e quindi insomma la divergenza viene anche da quello, sul fatto di andare in montagna, che non sarebbe stato ora. Loro dicevano se non andiamo, che le popolazioni montanare non sarebbero state ancora pronti, ed era vero, infatti. Poi loro non resistono a stare in montagna, perché finché hanno le scorte che si sono portati da casa resistono, sia di viveri che di armi. Quando cominciano a scarseggiare devono rientrare, però hanno lasciato un segno. Loro in montagna hanno conosciuto Don Pasquino Borghi, sono incontrati con Don Pasquino Borghi, che è un prete partigiano che già anche lui aveva cominciato nella sua canonica ad organizzare. L'avanguardia partigiana. Ecco. Allora voglio dire che sì, le divergenze erano su questo. Le loro ascoltavano Radio Londra, ascoltavano Radio Mosca, non qui, perché qui non c'era corrente elettrica, però andavano in una famiglia di parenti qui sulla strada che porta al Po, dove lì c'era la corrente elettrica, avevano la radio e loro sentivano che insomma, l'indicazione era quella di snidare i fascisti dove stavano, di combatterli, di annientarli, insomma, e loro credevano in questo, ecco. Allora io credo che sì, questa sorta di non comprensione sia venuta dal fatto proprio che, insomma, sempre nelle situazioni c'è chi è all'avanguardia, appunto, e ha anche il compito di convincere gli altri, lo fa attraverso le parole, lo fa attraverso i fatti. Loro era un tempo in cui le parole potevano servire poco, bisognava agire. Loro però questa capacità d'azione, questa lungimiranza la pagano cara, perché nel 25 novembre del 1943 avviene un arresto violento che poi segna, ovviamente sarebbe già solo bastato il sequestro degli uomini, però non avviene solo quello, viene l'incendio della casa e donne e bambini vengono lasciati per strada e i 7 fratelli e il padre portati in carcere, prima se non ricordo male in un carcere qui vicino e poi a Parma.
Lei ricorda quel momento, perché lei aveva 9 anni, quindi piccola, ma abbastanza grande per ricordare. Sì, insomma, la sparatoria è proprio entrata nella mia mente, penso che non uscirà più, insomma, questa mattinata, sì, era molto presto, saranno state le 6 quando abbiamo cominciato a sentire sparare, poi dopo gli animali che urlavano e poi il crepitio del fuoco perché la casa bruciava, noi ancora dentro, poi decidono di arrendersi e usciamo e io li ho visti, l'ultima volta che li ho visti contro la parete di questa porta morta che si vede quando si entra, quella che dà l'accesso alla casa, insomma. E per me, a me ha segnato quasi di più, comunque per me una giornata da ricordare il 25 novembre nella loro vicenda, perché è lì dove finisce la loro… Anche perché la loro resa è dovuta proprio all'idea, ecco, di tutelare la famiglia, quindi non esporre le donne, i bambini… Esatto, cercare di salvare la nostra vita, le nostre vite, e praticamente loro qui non tornano più, vengono portati in carcere dove rimangono 33 giorni e poi il 28 dicembre vengono fucilati, però la loro vita, il loro lavoro, il loro impegno nella famiglia finisce il 25 novembre con l'arresto. Anche perché nessuno vi dice più nulla di ciò che a loro accade? No, nei 33 giorni della detenzione hanno anche qualche colloquio, ritirano i pacchi con i viveri, ritirano i pacchi con il cambio dei vestiti, della biancheria, e riescono ad avere anche qualche colloquio, pochissimi per la verità. Mia madre ha incontrato mio padre, poi mi pare che una delle sorelle sia andata, ma insomma poco poco proprio. E il padre Alcide viene tenuto separato dai figli? No, rimangono insieme tutto il tempo della carcerazione, tranne per qualche giorno vengono isolati Gelindo e Gino, Aldo, per questo motivo che dicevamo, di questo tentativo di assunzione di responsabilità. Poi ritornano tutti insieme però. E mio nonno è lì con loro. Quando li vanno a prendere per portarli alla fucilazione, mio nonno ripete il tentativo che ha fatto anche qui, perché lui non l'avrebbero arrestato. È stato lui che ha chiesto di seguire i suoi figli. Io sono il capo di questa famiglia e seguo i miei figli. E mia nonna che gli ha detto, ma insomma Alcide anche voi, perché gli dava del voi, mia nonna, e lui ha detto, voglio essere con loro, mi sento più, tu stai tranquilla che con loro ci sono io. E quella mattina lì, quando chiamano la famiglia Cervi, lui si presenta e loro gli dicono no, voi no, il vecchio no. Allora c'erano dei suoi compagni di carcere, anche i 7, insomma, i suoi figli capiscono che non, insomma, destino, sì, che forse è arrivato un momento, sono arrivati un momento cruciale, loro dicono no, papà, voi restate, e i compagni di carcere, fra cui c'era il giornalista Arrigo Benedetti, quello che poi è diventato direttore dell'Europeo, che insomma gli si mettono intorno, cercano di così di incoraggiarlo, di dirgli ma voi restate con noi, se li portano al processo, poi così da qui seguiremo le cose, ma cercano di convincerlo a stare tranquillo, e invece li portano al poligono di tiro di Reggio e li fucilano per rappresaglia, perché il giorno prima era stato ucciso a Bagnolo in Piano, che è un comune qua vicino, il segretario comunale, non il segretario del FAS, sì. Il segretario comunale. Non si è mai saputo, se ne parla anche adesso, ma non è chiara la cosa, del motivo della fucilazione di questa persona,
col tempo è venuta avanti anche l'eventualità di uno scambio di persone, perché lui non era un personaggio negativo. Cioè, quindi o è stato un regolamento di conti personale o è stato uno scambio di persona, perché il movimento partigiano non avrebbe avuto motivo per... Diciamo, però l'occasione viene presa al balzo. Però, esatto, prendono... Sembra, comunque, le ultime così cose che sono uscite, sembra che si sia trattato di uno scambio di persona, che pensassero che fosse un altro responsabile invece. Però i fascisti ne fanno, enfatizzano questa persona, ne fanno un eroe, strumentalizzano, sì, un commilitone, come li chiamavano loro, sì, lo esaltano al di là di quello che lui di fatto era, non facendogli neanche un buon servizio, perché lui non era, a parte il poveretto che era già morto, ma lui non era stato un fascista, non era stato, lui era stato iscritto al partito fascista ma non aveva aderito alla Repubblica di Salò. Quindi, insomma, il partito fascista era abbastanza comune, diciamo, ecco, sì, anzi il posto che occupava credo che lo rendesse indispensabile, se no non avrebbe potuto, non avrebbe avuto il posto di lavoro, perché una cosa singolare di quello che lo conferma è che i referti di morte dei 7 fratellicelli non vengono firmati soltanto mesi dopo. Perché non viene nemmeno data la notizia. Non viene nemmeno data la notizia della loro fucilazione. Perché sempre sarebbe una notizia troppo clamorosa, perché potrebbe sollevare... Credo che dopo aver commesso questo fatto non abbiano saputo come gestirlo. Era talmente grande che forse si sono accorti della enormità di questa cosa. E forse non hanno, non lo so, insomma, fatto sta che le nostre madri vanno per consegnare quella stessa mattina del 28, per consegnare il cambio della biancheria e quel po' di viveri che erano consentiti, che era consentito consegnare, e non ricevono i pacchi, e per quanto riguarda la biancheria i vestiti ricevono solo quelli di mio nonno. Allora, siccome c'era lo strillonaggio dei giornali, allora facevano gli strillonaggi, gli strilloni gridavano ad alta voce i titoli, no? Loro avevano sentito questa notizia, fucilato, un barbaro assassinio del segretario comunale di Bagnolo ieri sera alle 6 e fucilati 8 ostaggi questa mattina all'alba, eseguita condannati 8 ostaggi, eseguita la sentenza questa mattina all'alba. Allora si erano già un po', però non facevano i nomi, vanno in carcere perché gli 8 subito hanno pensato loro e il nonno, poi vanno in carcere, ritirano, loro non ci sono, ma ritirano i vestiti di mio nonno, e insomma un momento di speranza, di dubbio, poi però come escono ci sono degli informatori della rete clandestina che dicono no, guardate, risulta che siano loro, e sono sepolti nel cimitero di Villa Ospizio, vicino a Reggio. E tra l'altro mi fidi il recupero delle salme per una sepoltura nel loro cimitero. No, 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 questo avviene dopo la liberazione. Loro cercano di andare a vedere, ma il custode dice guardate, sì, però io non vi posso far entrare perché io, insomma, rischio la vita se vi faccio entrare. Quindi loro non vanno, poi di nascosto nel tempo qualche volta sono andate, ma per esempio se portavano un fiore dopo l'altro trovavano, si accorgevano che era stato tolto, insomma la vicenda relativa al cimitero finché non finisce la guerra è una vicenda dolorosa anche quella lì, perché non c'è una tomba su cui non c'è neanche la conferma che sono, la conferma ce l'hanno dopo, dunque loro sono stati fucilati il 28 dicembre. Tra l'8 e il 9 gennaio c'è un grosso bombardamento sulla città di Reggio.
e mio nonno scappa, insomma lo spostamento d'aria fa crollare i muri del carcere e mio nonno insieme ad altri prigionieri scappa, che poi viene a casa nella notte, e lo spostamento d'aria dissotterra anche tre delle salme che erano sepolte in quel cimitero. Allora vengono avvisate, vanno a vedere e riconoscono tre delle salme. Allora si pensa che, insomma, c'è la conferma che sono loro. Ma non c'è neanche la certezza, ma poi anche questa è una certezza, ma loro non possono mica dire che sono andate là a vedere. Quindi praticamente loro non possono dire, a parte che poi loro in casa mettono le fotografie, però ufficialmente non, la morte viene registrata all'ufficio d'anagrafe del comune di stato civile del comune di Gattatico dopo la guerra. Perché infatti anche il funerale avviene nel 28 ottobre 1945. E questo del quale suo nonno, che Alcide è diventato, diciamo, il capo famiglia e tiene anche le nuore e i nipoti in casa, dice una delle frasi che sono, poi segnano la storia dei fratelli Cervi, facendo riferimento al fatto che dopo un raccolto ne viene un altro. Sì, sì. Una frase molto emblematica. Sì, che non è riferita, tenendo conto del suo comportamento di dopo e del suo impegno anche di dopo, non è solo riferita alla, quando lui dice dopo un raccolto ne viene un altro, non è riferito solo alla vicenda familiare, è riferito al paese, all'Italia, che deve pensare a risorgere, deve pensare a ricostruire. E quando dice non chiedo, perché questa frase è preceduta da un'altra, da altre due: ringrazio la popolazione per aver onorato la memoria dei miei figli. Non chiedo vendetta, ma chiedo giustizia. Dopo un raccolto ne viene un altro. Cioè, allora io più sono diventata grande, più l'ho conosciuto, ho parlato con lui e ho visto anche, verificato l'impegno che lui ha avuto per tutta la sua vita successiva, che lui voleva dire, beh, i nipoti senz'altro. Ed è anche vero che lui è stato sempre un uomo molto giusto anche in casa, ma e forse anche questo era un elemento sia di lui che di mia nonna, che hanno dato la possibilità alla famiglia di essere unita, anche ai figli, pur nelle differenze, pur nel dialogo, pur nelle discussioni, ma il fatto che un atteggiamento giusto nei confronti di tutti da parte dei genitori aveva creato anche questo clima più favorevole. E lui, quando dice non chiedo vendetta ma chiedo giustizia, dopo un raccolto ne viene un altro, come ripeto, avendolo poi seguito negli anni successivi, lui è campato fino al 1970, a quasi 95 anni di età, io ho sempre inteso, mi sono convinta sempre di più che lui voleva dire che in un mondo più giusto ci sarebbe stata più pace e la ricostruzione, il secondo raccolto poteva essere più facile. Lei ha dedicato una parte della sua esistenza, senza dubbio, cioè questo museo testimonia di tutte le vicende sociali, politiche, dell'impegno complessivo dei fratelli Cervi, e diciamo che senza dubbio è un elemento di testimonianza molto forte, però ci sono anche altri elementi che portano avanti la memoria dei fratelli Cervi e che voi sostenete. Quali sono? Beh, io credo che prima di tutto siano i valori che con la lotta che loro hanno condotto si sono conquistati. Per esempio, oggi come oggi, io sono molto angosciata da questo scempio che si sta facendo della Costituzione, perché loro erano comunisti e indubbiamente avevano anche il mito di esempi e queste cose che abbiamo detto, però il risultato del loro sacrificio è stata la Costituzione repubblicana. Allora, oggi, con quello che sta accadendo, io sento che
viene inferto un colpo a quelle che sono stati a quello che è stato il valore della lotta, ma non solo la loro, voglio dire, la resistenza non l'hanno mica fatta da soli, loro l'hanno cominciata, loro erano consapevoli comunque che da soli non avrebbero potuto fare niente, che ci voleva l'unità, che bisognava essere in tanti, che bisognava essere tutti. E quindi dico, questo è il... faccio riferimento alla Costituzione perché adesso c'è questa situazione di incertezza, io spero ancora che si salvi, però è motivo di grande preoccupazione, insomma, l'idea, perché appunto è in momenti come questi che si sente che il sacrificio che hanno fatto è messo in discussione. Io sono una che sono molto fiduciosa, intanto penso che loro la loro parte l'hanno fatta e che adesso tocca a noi, tocca a chi c'è adesso difendere quello che è stato conquistato. E per me un elemento importante è che le conquiste, io mi sottopongo a questo impegno con convinzione anche, perché penso che le conquiste non sono mai per sempre, che ogni conquista va vissuta e difesa. Allora, fra gli elementi, i valori più importanti abbiamo la libertà e la democrazia. La Costituzione non è che il regolamento che ci indica come gestirli, ma i valori sono questi: la pace, la libertà e la democrazia. E sono valori che vanno vissuti, vanno praticati tutti i giorni, perché c'è sempre qualcuno che è pronto anche a farti fare un passo indietro, come si sta tentando di fare adesso. Grazie mille. Grazie a voi.